Ciao a tutti ed eccoci di nuovo qui su Saturday to Die per un altro nuovo episodio. Siamo di nuovo qui. Siamo più o meno come ci siamo lasciati l'ultima volta. L'unica differenza è che ho posato l'inventario della bici e mio nella cassa di stoccaggio. E adesso stiamo andando dal nostro amico Ciccio Pasticcio per farci dare una nuova missione. Vi ricordo che siamo ancora mezzi azzoppati. Quindi per 17 minuti non possiamo ancora correre, ma cercheremo di sopravvivere lo stesso. Qui vediamo un attimo per caso cosa c'è. Raccolta parte di danno furtivo. Questo qui danni. Successo scarso, danni da mischia. Ogni tanto dateci un occhio che magari vendono anche barrette utili. Okay, fucker. You respect the shop rules and we'll get along just fine. Facciamo questa di recupero che è di grado 2, Okay, sarà un po' just più a check. You difficile, better ma not fuck this ci up or proveremo lo I'll cut your stesso. goddamn throat. Qua poi mi sa che barattoli di miele, un pensierino ce li facciamo. Qua carne quanto ce ne vende? 1 a 60, no, la carne ce la troviamo noi dalle bestie, dalle creature. Qua per Just ora ci get the fuck riteniamo. out of Ah, vediamo, here. scusa un attimo. Le armi che non ci abbiamo controllato l'ultima volta. No, non ne ha armi. C'ha le munizioni, c'ha il coltello da caccia e le pistole tubolari. Però non mi piace. Abbiamo la pistola più forte. Get the Va hell bene out of così. my store. It's for Se real dopo customers. poi dovessimo trovare armi più allettanti, magari le compriamo. Per il momento la pistolina va più che bene. Tanto munizioni ne abbiamo parecchia. Allora, 400 metri. Qua direi che sciacchiamo la gallina, che così ce la mangiamo stasera e non la lasciamo in pasto allo zombo, perché non vogliamo che gli zombie si riproducano più del previsto. Piove, piove, piove e noi siamo disperati, ragazzi. No, disperati no. Siamo tranquilli, sta andando tutto, anzi, molto bene per quanto può andare. Qua c'è un'altra gallina, proviamo. No, liscio. C'ha driblati, vabbè. Ti sei meritata la fuga, gallina. 1-0 per te. Andiamo a fare la missioncina di recupero, così il trader ci dà altre monetine, magari ci sblocca qualche altro componente interessante. Mamma mia, che salti, guardate qui che pro player in penna, nonostante le ossa è rotta. Saltiamo. Guarda lì come ci intraversiamo. Siamo dei professionisti, altro che brumotti. Qua siamo dei veri pro player, salterie. Qua c'è dei libretti, vediamo, aspetta, c'è dei giornali. Guarda qui, ci piacciono i giornali, i libri. Noi siamo super acculturati, viva la cultura, abbasso l'ignoranza, vai 6, quello ci serviva tantissimo ragazzi, che dobbiamo cercare di arrivare a 10 con quel bancone da lavoro lì, che per fare appunto il bancone da lavoro. I libri ci piacciono, che ci cre fanno crescere il personaggio, diventa sempre più competente. È bravo a fare le cose. Qui siamo nella vecchia fattoria. Yayao.
Attiviamo subito la missione di recupero. Guarda, da dove è uscito? Ci ha colpiti, ci ha fatto male. Cattiva signora, non si fa. Qua al banco da lavoro, non ci regala emozioni, ma pazienza. Ti ha spento la luce. Riaccendiamola, signore, riaccendiamo la luce. Piovono nemici dal cielo, signore. A vedere se ai piani alti c'è ancora qualcuno. Oh mio Dio. Sta gente. Allora, mettiamoli qua, ragazzi. Visto che salgono, guarda. Ah, signora! Ce n'è per tutte, lasciate un po' di tregua. Guarda lì come salgono. Allora. Da perderci la testa. E la Madonna, che cos'è questo comitato d'accoglienza così caloroso? Avete finito? C'è ancora qualcuno. Che c'è ancora qualcuno. Mannaccio maledetto. State sempre attenti, ragazzi, dei cani in questo gioco sono molto pericolosi. Qua la difficoltà di livello 2 si fa sentire. Come vedete, i nemici sono aumentati notevolmente. Anche noi siamo diventati più forti, ma come vedete non c'è assolutamente da scherzare. Non c'è assolutamente da scherzare. Adesso cerchiamo di non farci uccidere nella casetta, che la borsetta secondo me è qua vicino. Tosta pane, qualche libro, no, eh? Vabbè, ci accontentiamo anche della farina. Noi siamo dei tipi umili, ragazzi. Accendiamo un attimo la luce. Ho molta sete. Beviamo, beviamo. Ti garagiuno anche te, in effetti. Adesso era da un po' che non bevevo e non ci nutrivamo. Leggiamo che la cultura va bene. E niente, guardate qua, escono dalle fottute pareti, ragazzi, dalle fottute. Aia. La pippa, ma cos'è? Un patti? Mamma mia, ragazzi. Come si dice? Momento di enfasi, tutti assieme, proprio. Non ci siamo fatti scappare nulla, proprio. Vabbè. Vediamo un attimo qua. Le chiavi, che almeno si apre tutto. Lì un attimo di pazienza che sistemiamo. Qua dice che le provviste saranno al piano di sotto. Forse sì. E niente, sempre nascoste nella cena. Però io sono curioso. Secondo me ancora qualche nascondiglio c'era, però vabbè. Visto che abbiamo l'armatura mezza distrutta, cos'è che si sta rompendo questi? Prendi, vediamo se riusciamo a ripararli. No, non abbiamo la stufa, dobbiamo ricordarci passare da casa e ripararli, ragazzi. Ok,
inizia ad essere veramente malconci. Qui nella vecchia fattoria forse c'erano anche i porci, però al momento ce la facciamo andare bene così, visto che abbiamo l'armatura mezza rotta. Allora, mangiamo un po' per cercare di recuperare anche un po' più di vita. Adesso andiamo a fare quest'altra missione e poi l'ultimo giorno, cioè il giorno 6, andiamo in esplorazione. Proviamo a rischiarcela, niente missioni, andiamo in un edificio di quelli un po' più grossi e pericolosi e proviamo ad esplorarlo così, perché noi ci crediamo, ce la crediamo. Guardate qui che biker boys super armati che siamo. Adesso poi vediamo se dopo fare ancora la missioncina se chiudere lo streaming. No, però non mi ricordo quanti minuti fa abbiamo iniziato, ragazzi, non vorrei farvi dei video troppo lunghi, che sennò poi tanto so che vi annoio e non avrebbe nemmeno senso starli a guardare, quindi preferisco farvi magari un video un po' più corto, ma più concentrato, pieno di sostanza, diciamo, di emozione. Qua adesso, nello scorso è stato bello bello teso e il pathos mette male superarlo, perché abbiamo costruito un mucchio di cose, abbiamo fatto l'affare dell'acqua, abbiamo sbloccato la bicicletta, siamo sopravvissuti alle ferite degli zombacci. Adesso vediamo cosa You're not mi bringing posso well, you inventare. proved me wrong. Abbiamo Now take your trovato reward from fucile da Shinobi. caccia, l'ascia di ferro o gli antibiotici. Lingotti d'acciaio non sarebbero niente male, nemmeno loro. L'ascia antincendio potrebbe sostituire questo, ma non è che ce ne abbiamo tutta sta necessità. Ci prendiamo, mi sa, i lingotti. Che anche il fucile da caccia è colpo singolo, sì che è bello, ma non ci piace troppo. Dai, prendiamoci i lingotti. E adesso ancora recupero, sepolte no, pulizia degli infetti. C'è un Look, altro recupero. blockhead. Well, good luck. By the looks of it, you're gonna need it. Vediamo intanto se te c'hai qualcosa di buono da offrirci. L'ascia ce la vendi anche così, ma non ci interessa, almeno per il momento. Occhiali, chiodi, no, non c'è niente di interessante. Just get the fuck out of here. Andiamo subito a fare anche questa missione allora. Anzi, non ce l'ho. Facciamoci ancora le frecce, così leviamo le piume. Vedete? Questa ci serve, ragazzi. Questa qua la riuscissimo a fare sarebbe tanta tanta roba. Però già che ci ha dato un altro libretto, siamo soddisfatti, siamo contenti. Siamo molto contenti. Saremo ancora più contenti tra 3 minuti quando si sarà levato sto belin di Malus dalla bicicletta, cioè della corsa, che almeno potremo muoverci di nuovo
In fretta senza rischiare di morire malissimo. Andiamo ad esplorare. Andiamo. Una pannocchietta ce la prendiamo, dai. Qua dentro c'è qualcosa, no? Facciamo così. Vai. Lasciamo un po' di roba. Almeno siamo più spumeggianti. Lovette ci piacciono, che come avete visto nella scorsa puntata abbiamo anche sbloccato la ricetta dello chef Tony. Adesso ci possiamo fare le omelette. Difatti il nostro personaggio poi avrà bisogno di nutrirsi ancora di meno, perché le omelette hanno un alto valore nutrizionale e non sono, come si dice, non scadono come le bistecche così e basta. L'omelette danno un bel po' di potenza, il che è molto utile, almeno il personaggio smetterà di bere ogni 3 secondi. Sì, ci prendiamo. No, niente ovette. Ci ho sperato, ci ho creduto veramente tanto, ma non è andato. Qua idem. Niente, attiviamo la missione e vediamo come va. Le scorte sembrano vicine. Diamo giusto un'occhiata qua dentro, visto che... volevi farmela, ma ormai vi conosco, birichini, so che voi fate le finte. Fate i finti tonti. Sono morto. Bello il poster, ci piace. Voto 10. Voto 10. La colla la potremmo strappare, che almeno ci dà un po' di vestiti. Magari riusciamo a riparare un po' l'armatura. Sì, riparare anche questo. Quello no. Pari, sì, dai, facciamo un po' di ripara. Così sistemiamo un po' tutto. Qua. Hola. Armatura praticamente nuova di pacco. E si va a dominare. Cosa non si sa, ma noi andiamo a dominare. I sette mari? Gli zombie? Non lo so. Andiamo. Lo scopriremo tra poco. Qui. Chiuso. Questo qui, visto che poi ritorna, andiamo lì. Colpo di grazia. Hola. Qui potremmo far esplodere tutto. Potremmo anche farlo, perché tanto potrebbe essere molto divertente. Ma sì, dai, ragazzi, si vive una volta sola. No, non ha sfondato, caro. Ci credevo. Avrei detto che sfondava a casa, non è, a quanto pare non è bastato. Abbiamo sprecato solo un po' di fuoco. Vabbè. Pazienza, il botto ci stava. Volevo verificarlo. Non è bastato. Non ci ha creduto abbastanza. L'affare. Ok, possiamo di nuovo correre finalmente. Il nostro GPS però dice che è di qua. Controlliamo. La patata non si rifiuta mai, ricordiamo. Ah, sarà i piani di sotto. Vabbè, tanto apriamo la porta qui. E la signorina deve capire che si chiede.
Bisogna essere in due, tutte e due consenzienti. Ricordatevelo sempre, ci vuole il consenso di tutte e due. Che siete maschi o donne, ci vuole il consenso dell'altro. Mamma mia, signore, lei cosa sta facendo? L'ho disturbata al cesso? Stava facendo i bisogni impellenti, mi sa di sì. Ma mi avete fatto prendere un infarto? Maledetto. Ho perso 3 anni di vita, vera. E tu dove sei uscito? Fattene buono, vedrai che arrivo, dammi tempo. Mamma mia, che... Oh, niente, non voglio capire che uno c'ha i suoi tempi per esplorare casa, no? Loro arrivano di corsa, ti saltano addosso. Oh, non so, un po' di rispetto per la gente che ti sta svaligiando casa, ci sta mettendo impegno. No, loro arrivano, ti saltano addosso. Resistenza, sì, veramente. Sali a caldo, pazienza. Sono, ci preferiamo la resistenza al freddo. Noi siamo dei tipi che patiamo il freddo, abbiamo deciso così. Va bene. Andare di sotto nei vicoli oscuri. Oh, però sento puzza di imboscata. T'ho visto, Johnny! T'ho visto! Non si fa. Come ho detto, bisogna sempre chiedere il consenso. Sempre. Oh, cactus! Fate fare il percorso tra le fiamme così e poi non c'è niente. Cioè, un po' una delusione, obiettivamente. C'è il fuoco lì, c'è pure la perdita, ho rischiato la vita. Non c'è più rispetto, ragazzi. Uno si fa in quattro per salvarsi, per non rischiare, cerca il super bottino. Eccola qua, la borsetta nascosta, l'abbiamo trovata. Mannaggia. Prendiamo tutto, sì, dai. Ci facciamo mancare niente, vogliamo tutto. Ok, qua l'abbiamo preso, lì appeso, qui c'è l'affare, lì c'è il buco, lì c'è il lanciafiamme. Qua ci siamo stati? No, perché se no l'avremmo presa. No, niente, stiamo facendo giro giro tondo, scusate. Io ho un pessimo senso dell'orientamento. Appeso 15, questo lo vediamo. Allora, via. Via, via. Questi li trasformiamo, questi li buttiamo, la sabbia la buttiamo, facciamo così, questi li trasformiamo, tanto lì si fanno, e voilà, les jets sont faits, altra missione di recupero eseguita con successo. Usiamo anche un po' di roba, così siamo più liberi. Le piume dove sono? Dove sono le piume? Dove sono? Torna a casa. Ok,
Altra missione per l'ispettore Spipop risolta. Speravo in più ovette, ma niente, è un mondo triste senza uova. Io però sti caravan. Quasi quasi, già che siamo qua, ma sì, dai. Facciamo ancora una lutatina qui. Permesso FBI, una perquisita. Niente, non abbiamo trovato la bamba, ragazzi. Quanto pare il tipo era a posto. Vediamo se per caso negli altri troviamo qualcosa di più interessante. Però mi sento di imboscata. Guardalo lì, l'infamissimo che mi volevi prendere da dietro. Ecco, non si fa, ragazzi, non si prende da dietro le persone senza almeno avvisarle. Non si fa. Cibo buono, buono, buono. Sì, ci piace molto 10. C'è la credenza. Sì, stand di raffermo, ci piace, noi ci piace, ci piace. Non siamo schizzinosi. Ma qua fa. Si fa parkour. Uccellacci. Questi qui sono infami tantissimi, ragazzi. State sempre attenti. Sembrano i nuovi uccellini. Ti planano addosso, ti infettano, ti strappano la vita. State sempre all'occhio. Vi direi di temere di più quelli lì che non. Gli zombie. Però non vedo niente di che. A sto punto vado qua. Provo a prendere l'ovetto. Sì, dopo l'ovetto, mamma mia. Qua adesso ci viene fame. Maniamo. Direi che l'operazione è stato un successo. Controlliamo l'ultima roulotte. Forse anche la più spoglia a vederla così. Con credenza anche queste. Colpi di scena, ragazzi, non lo sapevo. Non mi hai fatto caso. Ci ha dato qualche libretto che non disprezziamo, un po' di frutta, verdura. Ributtiamo, mettiamo via anche questi per alleggerirci un po'. Siamo troppo pesanti, signore. Siamo troppo pesanti e non va bene. Adesso lo buttiamo. Quello. Si ritorna dal nostro amico. Poi magari se c'è una casa che avete visto in un episodio, lasciatemelo scritto nei commenti e ditemi, dai, vai a visitare quella o quell'altra. Cercate di essere il più precisi possibile, così ci vado, tipo, magari volete che esplori una fabbrica abbandonata, piuttosto che se avete gusti, se preferite che faccia una missione piuttosto che un'altra, ditemi. Così ve le faccio vedere, ti dico, tanto le missioni in linea di massima sono di quattro tipi, sono eliminazione, recupero delle risorse, che è quelle che stiamo facendo adesso, e elimina gli infetti, che sono quelli radioattivi che non abbiamo ancora visto,
e attacca l'energia elettrica da fare solo alla notte, che quelle lì però sono un po' più avanzate, si fanno più avanti nel gioco, e disseppellisci le provviste, perché potrebbero esserci anche provviste sotterrate da disseppellire con ondate di zombie che vi attaccano. Allora, antidolorifici, tirapugni no, martelletto. Martelletto lo potrei anche prendere. Però quasi quasi mi prendo il pacchetto di creazione. Anzi, di lingotti ne abbiamo già presi un botto. Fianco con questi. Dai, vi faccio vedere quelle sepolcro, ve la prendo così. Però la vediamo la prossima volta perché siamo già andati troppo per le lunghe con questo episodio, ragazzi. Adesso vediamo se li vuole questi, no? Gli vendiamo il libricino. Tanto quello lì ha un doppione. Parti per fucile, parti per manganello. No, quelli ce li teniamo per ora. Vediamo se c'ha armi sempre le solite. Vediamo se c'è qualche libro. Tanto adesso abbiamo 1200 monetine. No, il semi non ci interessa. Fucili d'assalto in verità ci potrebbe anche interessare. Prendiamo gli esplosivi, perché noi vogliamo essere dei tipi esplosivi, ragazzi. Ci prendiamo anche questi dei fucili, All right, now that we're done doing business, get out of my store. così arriviamo a 8, magari riusciamo a fare anche qualche cosa di interessante. Dov'è da scavare? La pala ce l'abbiamo? No, sì, c'abbiamo la pala. Dai, allora non volevamo morire. Sono belli tosti sti ciccia bubba. Lasciamo sta roba qua e il resto lo faremo dopo. No, c'è troppa roba. Aspetta, andiamo a posarla. Questi ce li teniamo, questi ce li teniamo, questi sì. Questo le modifiche, questo, le piume che ci servono. Questo lo possiamo anche lasciare lì. Questo al momento non ci serve, questo lo prendiamo. Sta roba, il resto per il momento lo lasciamo lì. Facciamo così. Vediamo un attimo a casina. Tra l'altro, visto che questo è mezzo distrutto, lo ripariamo. Già che abbiamo le cassette. Ah, per riparare il manganello ci vogliono appunto le cassette degli attrezzi, come per riparare la bici e molti altri oggetti. Cioè, tutti gli oggetti un po' più evoluti, non primitivi, si riparano con quella roba lì. Quindi sono molto utili. Qua si mette altra acqua, vuol dire. Tanto la riprendiamo. Qua vedo che con gioia questo è già cotto. Ah, la carne non è cotta perché ci siamo dimenticati di metterci più tempo. Male, vabbè, al limite prendiamo questi. Facciamo un attimo così. Questi li mettiamo. Dove li sto mettendo qui? Sta roba qua è tutto cibaria.
mettiamo a fondere. Fare i bossoli. E potrei farmi anche le punte di ferro per fare le frecce più performanti. Ma visto che niente non ci servono ancora, facciamo una quarantina di lingotti che tanto ci serviranno. Più o meno ce l'abbiamo. 23, sì. Sì. Lingotti d'acciaio, non avevo presi altri. Vabbè, lasciamoli qua. Mettiamo quest'altro ottone a fondere. Le piume le lasciamo qua, che tanto adesso un po' di frecce ce l'abbiamo. Un po' di ordine non è mai male. Però sta venendo buio ed è una pessima cosa per fare lo scavare risorse al buio, ma noi lo scopriremo nella prossima puntata, perché ci vediamo. Vi ricordo di lasciare un bel mi piace e un commento se vi è piaciuto, di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto, e alla prossima. Ciao belli! Ciao!